Fa molto ridere questa cosa. Hai visto? È del 94, tra l'altro. Infatti c'erano le lire. Chissà, magari fra qualche mese. Va bene, che vogliamo fare? Vogliamo andare a cena? No, ci sono altri argomenti. Non pensare che la romana pigrizia, non è così. Sì. C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? L'ultimo intervento. C'è il numero della tipa che faceva la zingara in tutti giù per terra. Vabbè, non è che... No, l'ultimo intervento... Non è un sito di appuntamenti né un jukebox. Dai. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Comunque era di Milano. È di Milano. Vabbè, si arriva. Ci arriva. A Milano. Nessuno? Però che lo richiamiamo fra 10 giorni. Cioè questa è un'occasione unica e non si ripete. No, tu l'hai detto prima, hai detto oh qua dentro non ci torno. Sì. Per altri motivi, però. No. Che c'è? Devo andare da solo a Roma? No. Che possiamo dire? Dove la vedi Napoli Roma? Che possiamo dire? Dai. Se nessuno ha coraggio. Vai, Paul. No. Sto. Vuoi suonare qualcosa? No! No. Dai, scriviamo. Inchinisci. No, se solo ti dico io. Aiuto. Va bene. Ok, allora ringraziamo Valerio per essere stato qua con noi. Aver subito il mio tentativo di stalking. Ammetti che la prima volta che ti ho contattato pensavi fossi una pazza, ammettilo. Questo puoi raccontare, l'unica cosa che puoi raccontare è questa. Posso leggere i messaggini? No, assolutamente sì. No, purtroppo la prima volta che mi hai contattato ho capito subito che ci sarei finito dentro, ma non per la tua, diciamo, particolare seduzione via SMS. No, non era vero. Specifichiamo via SMS. No, per questo. No, io vi ringrazio a voi e spero che questa avventura possa continuare, se non qui, da qualche altra parte, ma che nessuno scelga per voi. E dai con sta sala franca, adesso ce l'avete tutto in testa. Dai. Grazie tanto ragazzi.